Un volo davvero pauroso nella scarpata con la Jeep, ma il conducente resta incredibilmente quasi illeso. È successo nella notte fra venerdì e sabato a Vigneria, poco fuori dall'abitato di Rio Marina. Era da poco passata la mezzanotte quando l'auto, che aveva solo il conducente a bordo, è andata probabilmente dritta su una curva, compiendo un pauroso volo di almeno 5 metri, finendo per atterrare con il tetto su alcune rocce sottostanti. I primi soccorritori, chiamati intorno all'una meno un quarto, hanno pensato di trovarsi di fronte a una tragedia. Infatti la sala del 118, oltre a chiamare un'ambulanza col medico a bordo da Portoferraio, ha chiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Elbano. Fortuna ha voluto che il protagonista dell'incidente, probabilmente protetto dalla struttura del veicolo, oltre che dalla cintura di sicurezza, è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo della Jeep. Pochi traumi riportati, per i quali è stato medicato dal pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio, dove è stato accompagnato da un'ambulanza della Misericordia di Rio Marina.